Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo questo terzo incontro. Oggi noi parleremo, abbiamo visto l'altra volta, parlato di neuroni. Quindi oggi parleremo di quando i neuroni si ammalano e degenerano. Abbiamo visto l'altra volta molte proprietà del cervello nel suo insieme, del sistema nervoso, delle sue funzioni. Poi abbiamo parlato di come il cervello è malleabile, è plastico. E oggi parleremo di aspetti negativi di questa plasticità, di questa malleabilità. Ma ne parleremo creando un filo conduttore con quello che è stato detto l'altra volta. Abbiamo parlato di neuroni. Questo è una cellula nervosa da un lavoro di Ramón y Cajal, in cui ha disegnato un neurone marcato con la tecnica di Golgi. Vedete la finezza, abbiamo parlato della finezza con cui si possono riconoscere i dettagli con questo metodo, e questo mi serve soltanto per ricordarvi che un neurone contrae tantissime sinapsi, parecchie migliaia di sinapsi per ogni neurone, e ciascuna di queste sinapsi è una macchina molto, in particolare queste sono sinapsi chimiche, una macchina biochimica e subcellulare molto molto precisa, molto complessa, in cui ovviamente possiamo distinguere una parte presinaptica e una parte postsinaptica, e abbiamo detto che la trasmissione a queste sinapsi può essere molto facilmente cambiata in funzione dell'uso. Ma forse merita di dire una parola di più su cosa vuol dire da un punto di vista, come noi possiamo misurare il fatto che una sinapsi si modifica. Questo è quando diciamo che l'efficacia delle sinapsi cambia in modo positivo o in modo negativo, è stato tutto il leitmotiv quando noi parliamo di plasticità sinaptica, diciamo che l'efficacia delle sinapsi si modifica. Beh, questo è un tipico esperimento in cui si dimostra questo concetto. Questo è un esperimento che si chiama di long term potentiation, potenziamento a lungo termine, è un tipico modo con cui si misura la plasticità sinaptica, e in cui vediamo che ognuno di questi pallini è la risposta a uno stimolo costante, e quello che viene fatto è si danno tante ripetizioni di uno stimolo e si misura la risposta. Quindi se noi mettiamo a 100, al 100% o a 1 l'efficacia in condizioni di controllo, questo vuol dire che la sinapsi risponde sempre allo stesso modo. Poi facciamo qualcosa a questa sinapsi, in questo caso è una stimolazione ad alta frequenza, uno stimolo che per un brevissimo intervallo stimola quella sinapsi fortemente. Subito dopo questo stimolo, che poi interrompiamo, torniamo a stimolare con gli stimoli che avevano dato questa risposta. E vedete che, in modo forse non inatteso, la risposta aumenta grandemente nell'imminenza di questa stimolazione. Ma poi la cosa curiosa è che per molte ore dopo che noi abbiamo dato questa stimolazione, che è durata frazioni di secondo, questa sinapsi ha lo stesso stimolo che qui dava questa risposta, dà costantemente uno stimolo o una risposta più efficace. Quindi questo è vedere la plasticità sinaptica in azione a livello della singola sinapsi, e questo ci serve a toccare con mano che effettivamente è proprio l'efficacia della trasmissione che viene. Lo stesso stimolo che prima dava una risposta 100 adesso dà una risposta 200. La stessa cosa possiamo osservare. Se noi cambiamo questa stimolazione, potremmo vedere che questa efficacia invece è diminuita, quindi si chiama long term depression. Ci sono delle stimolazioni che attivamente inducono la depressione, non è solo la mancanza di stimolazione, questo è anche un concetto importante. Perché ho messo questo anche? Per ricordarci che una domanda importante è come può una transizione da questo stato a questo stato permanere duratura nel tempo. Questa cosa qui può durare tanti giorni anche, in vivo si può dimostrare, quindi sono fenomeni lunghi, duraturi. Sulla scala di tempi della turnover delle proteine che sono in una sinapsi è una scala, è praticamente una cosa irreversibile, anche se poi può essere cambiata.
Allora, la domanda che ci si pone è come si fa con costituenti, i costituenti di una proteina, di una sinapsi, sono intrinsecamente instabili, hanno un loro turnover, hanno una loro vita media, come si possono ottenere fenomeni duraturi con componenti che sono invece transitori? Una plasticità sinaptica a breve termine si può ottenere con modificazioni post-traduzionali, come si dice, delle proteine, ovvero sia una fosforilazione, una defosforilazione, un qualcosa che transitoriamente cambia delle sinapsi, delle proteine. Ma non possiamo sostenere un fenomeno così lungo se solo con modificazioni post-traduzionali. Quindi la risposta a questa domanda è che il cambiamento, la transizione da breve a lungo termine, implica necessariamente il coinvolgimento di un nuovo programma di espressione genica. Per rendere un fenomeno duraturo, io devo coinvolgere l'espressione genica, e questo significa che se io do un inibitore della trascrizione, questo fenomeno qui è inibito. Questo sperimentalmente vuol dire, da un punto di vista operativo. Allora abbiamo risolto un problema: la transizione da breve a lungo termine coinvolge nuova espressione genica, il neurone fa nuove proteine che prima non faceva, quindi è un nuovo programma di espressione genica. Questo però apre un problema. Ne abbiamo risolto uno, ma ne apriamo un altro, perché un neurone ha una proprietà molto significativa, che può controllare separatamente le proprie centinaia o migliaia di sinapsi. Ne può potenziare alcune, ne può lasciare indifferenti altre, ne può indebolire ancora altre. E sono tutti fenomeni a lungo termine. Ma se questi fenomeni a lungo termine implicano qualcosa che avviene nel cambiare l'espressione genica a livello del nucleo, del corpo cellulare, questo corpo cellulare serve tutto il neurone. Allora è difficile pensare che cambiamenti che avvengono qui possano agire selettivamente in modo opposto a livello di singole e diverse sinapsi. Quindi abbiamo risolto un problema, abbiamo un altro problema. Questo problema adesso si chiama il problema della specificità sinaptica, ovvero sia i cambiamenti sinaptici sono cambiamenti che riguardano sottoinsiemi di sinapsi, quelle che sono state stimolate da quello stimolo, ma la sinapsi accanto dello stesso neurone non è affetta, eppure quel cambiamento della prima sinapsi richiede fenomeni a livello centrale, a livello somatico. Allora, delle due l'una: o io devo pensare a meccanismi molto barocchi, arzigogolati, nel dire che le proteine sintetizzate a livello del corpo cellulare per qualche segnale, che però deve essere duraturo e non so come, vengono indirizzate selettivamente a quelle sinapsi, non ad altre. Oppure un modo di fare è quello del federalismo, decentralizzazione, senza assolutamente, io sono prestato in Italia, una parola, questo è quello che succede, mentre in una cellula che non è spazialmente estesa, noi sappiamo che la sintesi proteica avviene a livello del soma. I neuroni, come altre cellule polarizzate, hanno una proprietà importante, che sono in grado di delocalizzare gli RNA, molti dei loro RNA messaggeri, indirizzandoli in modo traduzionalmente represso, quindi in modo tale che non facciano proteina, li indirizzano lungo il dendrite o anche lungo l'assone, per questo far vedere il dendrite, dove si trovano anche componenti dei ribosomi, dove si trovano anche organelli che servono come reticolo endoplasmico per la secrezione di proteine. Quindi c'è una possibilità di sintesi proteica che è diffusa, che è localizzata. Il risultato di questo è che uno stimolo sinaptico che attivi questa sinapsi e non questa toglie la repressione traduzionale all'RNA messaggero che si trova qui in modo attività dipendente, mentre invece questo RNA che sta nella spina dendritica accanto non viene derepresso e quindi non fa proteina. E quindi questo concetto della sintesi proteica locale nei neuroni
È un concetto che vi volevo ricordare anche perché ci servirà alla fine della lezione di oggi ricordare che sia la nuova espressione genica che la sintesi proteica, quindi il controllo traduzionale a livello sinaptico, sono un modo importante con cui noi oggi capiamo la plasticità sinaptica a livello subcellulare e molecolare, ovvero sia il controllo locale, attivazione di un programma di espressione genica, trasporto di RNA messaggero e controllo locale. Quindi controllare la traduzione è importante. Questa è la cosiddetta plasticità funzionale. Poi abbiamo parlato anche l'altra volta di plasticità strutturale, le spine dendritiche sono quegli oggetti che, di cui abbiamo parlato, sono oggetti molto dinamici. Dopo la plasticità funzionale, in cui l'efficacia di una sinapsi, la stessa sinapsi, viene resa più efficace, la conseguenza di questo è anche che si formano accanto delle nuove sinapsi, quindi aumenta anche il numero e quindi queste spine dendritiche sono un elemento importante di regolazione. Ma non è solo questo, solo per ricordarvelo, c'è anche il fatto che c'è nel cervello adulto la possibilità di fare nuovi neuroni. Questo è un contrario al dogma che tutti noi abbiamo, ovvero sia che i neuroni che noi abbiamo alla nascita poi ce li dobbiamo tenere stretti perché poi dopo non possiamo che perderli. Questo è grandemente, a grandi linee vero, ma oggi sappiamo che esistono almeno due nicchie in cui ci sono nel cervello adulto cellule staminali neurali che sono in grado, in condizioni opportune, di andare incontro a neurogenesi adulta. Queste due nicchie sono il giro dentato dell'ippocampo. L'ippocampo è quella regione molto coinvolta nella memoria episodica, oltre che in altre funzioni, e la zona sottoventricolare, che è quindi questo è il giro dentato dell'ippocampo, questa è la zona sottoventricolare, dove c'è una grandissima attività di neurogenesi adulta, nel cervello adulto. È chiaro che una cosa molto importante è capire, imparare a regolare, a capire come noi possiamo regolare la neurogenesi, anche se ovviamente non è detto che nuovi neuroni sia necessariamente una cosa positiva. Questi sono fenomeni molto molto attentamente regolati, perché ogni nuovo neurone si deve integrare. Un neurone funziona se si integra in una rete. È inutile fare un nuovo neurone se poi questo non è in grado di integrarsi. Quindi noi dobbiamo, se vorremmo imparare a sfruttare questo processo in neurogenesi adulta, bisogna imparare non soltanto a come stimolare la neurogenesi, ma anche a stimolare, a regolare la integrazione di questi nuovi neuroni nei circuiti preesistenti. Quindi c'è tutta una problematica di come questi nuovi neuroni si integrano. E infine abbiamo parlato anche di interazioni geni-ambiente nel funzionamento del cervello e quindi anche nelle patologie cerebrali, in cui a livello del sistema nervoso, mentre non c'è sicuramente una interazione diretta tra gene e malattia, avviene ovviamente in casi molto molto particolari, ma in generale noi abbiamo una complessa interazione tra stimoli ambientali, fattori genotipici che sono poligenici e reattività del substrato neurale. Dico questo soltanto perché l'altra volta abbiamo parlato molto di Matteo Caleo ha parlato molto di interazioni ambiente-cervello. È una cosa importantissima che ovviamente a cui volevo riallacciarmi per dire che anche a livello delle patologie cerebrali questa è una cosa molto importante, in particolare per le malattie neuropsichiatriche, di cui oggi non diremo nulla più di questo per motivi di tempo. E ovviamente il substrato di molte di queste interazioni tra l'ambiente e il cervello, è stato ricordato l'altra volta, è l'epigenetica. Vi ho messo questa diapositiva soltanto per di nuovo accendere una piccola domanda dentro di voi. Se ho detto prima che cambiamenti a livello di nuove attivazioni di nuovi programmi di espressione genica sono importanti per la transizione di fenomeni di plasticità da breve a lungo termine, ma vi ho subito anche detto che bisogna stare attenti perché c'è la specificità sinaptica, ebbene una domanda che oggi è aperta
e questa ve la metto come domanda su cui non abbiamo risposta, è come se e come facciamo ad assicurarci che cambiamenti a livello epigenetico si abbiano una loro efficacia a livello di singole sinapsi. Questa è una domanda, piuttosto che non invece cambiamenti a livello di tutta la cellula nervosa. Quindi questa è solo una domanda che pongo alla vostra riflessione e curiosità. Ora, questa è la scuola di Atene di Raffaello, e c'è Aristotele e c'è Platone, giovane, l'allievo. E dico questo perché credo di avervi ricordato l'altra volta, io sono sempre molto rimasto molto, molto colpito da questa intuizione di Platone, che identificava in questi cambiamenti che da qualche parte dentro di noi, allora non è che non si sapeva necessariamente se fosse il cervello, ma anche se poi Aristotele lo dice, ma questa idea della traccia, della tavoletta di cera. Allora, in linguaggio, questa è un'intuizione filosofica che ha preceduto di oltre due secoli, due millenni, un concetto moderno, che è il concetto di engramma. Si chiama engramma la traccia della memoria. È una parola molto felice, che è stata introdotta negli anni 20 da uno psicologo, Richard Simon, che ha chiamato in questo modo la traccia che resta dentro nel cervello. Quando io ero studente, quindi molti anni fa, l'engramma era un concetto affascinante ma assolutamente inabbordabile. Era una sorta di meta a cui uno, quando si parlava del cervello, se ne parlava, ma insomma parlare di engramma era parlare di una cosa misteriosa. Oggi l'engramma, quindi, ovvero sia come si scrive una traccia, come si legge una traccia e come noi possiamo interferire con questa traccia per ad esempio comandare delle memorie, come spero di farvi vedere alla fine della mia lezione, oggi è una cosa che sperimentalmente si può aggredire. E l'engramma non è altro che una si riflette in una combinazione di attività di cellule nervose in risposta a uno stimolo o un altro stimolo e a una memoria o un'altra memoria che codificano questa memoria. E quindi questa è la cosiddetta traccia della memoria o engramma, ed essendo una traccia molecolare che si riflette nel fatto che certe cellule sono state attivate e le cellule vicine no, essendo una traccia genetica, che genetica non nel senso di eredità, è una traccia che ha modificato il DNA di questa cellula rispetto a questa, il corollario di questo è che con i metodi moderni io la posso misurare, vedere e interferire, e ci arriveremo alla fine. Tutto questo non è che un raccordo con le cose di cui abbiamo parlato i miei colleghi le volte precedenti, per introdurre l'argomento di oggi. Oggi parleremo, come vi ho detto, di quando i neuroni si ammalano e degenerano. Dirò alcune cose inizialmente su alcune malattie, in particolare sulla malattia di Alzheimer, sui cui meccanismi in particolare mi occupo, e per identificare, questo è un dipinto di Magritte che mi fa venire in mente il vuoto della memoria quando che avviene in condizioni di perdita della memoria. Questa è la prima paziente studiata da Louise Alzheimer nel 1901, e questo è un disegno dal suo lavoro in cui ha descritto a livello neuropatologico le sezioni istologiche post mortem di questa paziente, e essenzialmente la descrizione che Alois Alzheimer ha fatto delle lesioni che si ritrovavano in questo tipo di paziente, in particolare in questa prima paziente, sono essenzialmente le lesioni che oggi caratterizzano il cervello di un paziente affetto da questa patologia. Ed è incredibile e significativo come la solidità di queste osservazioni abbia mantenuto la sfida di oltre 100 anni di attivissimo studio. Ovviamente la malattia di Alzheimer è un'emergenza, queste sono alcune delle cifre che si possono fare.
aumento del numero dei casi a livello globale, aumento del numero totale di casi nel mondo, nelle società, soprattutto ovviamente nelle società in cui l'età media è elevata ed è in crescita, e ovviamente il principale motivo di questo aumento è legato all'aumento della vita media. Quindi c'è questo dilemma che la nostra società si deve porre, le nostre società si devono porre, ovvero sia se da un lato la qualità della salute, della vita migliore ci permette una vita più lunga, dall'altro canto bisogna anche confrontarci con questo che è effettivamente un problema collegato all'aumento dell'età. E molte società se ne occupano, la nostra, ahimè, no. Ci sono aspetti comuni a varie malattie, a varie patologie neurodegenerative, e questo è importante capire come molte di queste malattie abbiano un substrato concettualmente comune, anche se in dettaglio differenti. Molte di queste malattie neurodegenerative sono caratterizzate da quella che si chiama una vulnerabilità selettiva di specifiche popolazioni neuronali. Quello che succede è che, per esempio, nella malattia di Alzheimer muoiono prevalentemente una popolazione di neuroni colinergici che sono in un certo nucleo, che si chiama il nucleo del proencefalo basale. Nella malattia di Parkinson degenerano principalmente neuroni dopaminergici della via nigrostriatale nei gangli della base, e così via. Ma i meccanismi, quindi la domanda del perché certe popolazioni di neuroni in certe condizioni, evidentemente esposte a certi stimoli patologici che ancora si stanno studiando, sono più vulnerabili a quegli stimoli, e in altre situazioni ad altri stimoli sono più vulnerabili altre popolazioni neuronali. Quindi questo concetto della vulnerabilità selettiva è importante. Secondo concetto importante è che accomuna tutte le malattie neurodegenerative, tutte, è che sono, come si dice in inglese, protein misfolding diseases, sono malattie legate a un errato ripiegamento di alcune proteine. Dirò qualcosa tra poco, cosa intendiamo per ripiegamento di una proteina e cosa vuol dire il fatto che quando una proteina non si ripiega, aggrega, e qual è la conseguenza di questa cosa. Un'altra cosa importante è che molto spesso vengono descritte queste patologie come patologie in cui i deficit sono legati alla perdita di neuroni. Questo è vero, ma è vero nelle fasi terminali. Prima di perdere i neuroni, queste sono essenzialmente malattie sinaptiche. C'è una attivissima perdita di sinapsi, e collegato all'ultimo punto, questa perdita di sinapsi avviene in situazioni in cui clinicamente noi non lo sappiamo e non lo vediamo. La malattia comincia molto tempo prima che i segni clinici siano manifesti. Questo è uno dei gravissimi problemi di queste patologie, nel senso che il momento in cui noi possiamo diagnosticarle è molto tardi rispetto al momento in cui sono state il processo è iniziato. Una cosa tornerò su questo. È chiaro che il corollario di questa affermazione è che, da un punto di vista della ricerca di nuove terapie o nuove soluzioni, il problema della diagnosi va proprio di pari passo con il problema della scoperta di nuove terapie. Non ci può essere una nuova terapia se noi non sapremo riconoscere con dei biomarcatori o delle analisi non invasive il primo manifestarsi della patologia. Una cosa che è stata molto importante per avere progressi in questo campo è stato il riconoscere che, mentre la stragrande maggioranza dei casi sono, come si dice, sporadici, ovvero sia non sono legati a una familiarità evidente, nel caso di Alzheimer il 95% giù di lì sono sporadici, nel caso della malattia di Parkinson circa il 90% sono sporadici,
E tuttavia esistono delle forme genetiche a insorgenza che sono clinicamente spesso indistinguibili, quindi hanno un fenotipo clinico che è, una volta che si manifesta, identico a quello della lo dico adesso a grandi linee, identico a quella della forma sporadica, tuttavia con la grande differenza di una insorgenza molto molto più precoce. Questo ha permesso ovviamente di usare i metodi della genetica per individuare quali sono i geni mutati in queste forme genetiche e imparare avere una, come io dico, avere una maniglia a cui aggrapparsi per partire e fare ricerca su queste malattie, perché bisogna avere dei punti su cui appoggiarsi. È chiaro che se tu hai una forma genetica di questa malattia, allora avere un appoggio genetico e cominciare a studiare le mutazioni di quella malattia è un punto di appoggio molto solido. Come vedremo è molto solido, ma anche questo non è senza problemi. E di nuovo siamo sugli aspetti comuni, poi verrò, ovviamente molte di queste malattie, il fattore di rischio principale è l'età. Abbiamo detto che questa cosa delle forme sporadiche genetiche, ovvero sia ci sono dei geni malattie che possono essere o mutazioni puntiformi e che a loro volta possono essere autosomiche dominanti, o ne basta un solo allele che sia mutato, oppure autosomiche recessive. Abbiamo anche dei casi di amplificazione geniche, oppure ci sono anche alleli di geni che aumentano il rischio di avere la malattia. Il portatore di un allele, per esempio ci sono alleli dei geni ApoE, l'allele Y4 e alleli dei geni del gene TREM2, che sono dei fattori di rischio molto significativi per la malattia d'Alzheimer. Quindi questo aspetto di fattori che concorrono, che di per sé non determinano la malattia, ma che concorrono. E poi ci sono fattori ambientali, che sono per esempio molto meglio descritti per la malattia di Parkinson. Sapete che c'è un'associazione molto precisa con dei pesticidi. E quindi vedete che già questa combinazione tra genetica, fattori ambientali, è di nuovo un quadro che è quello che vi ricordavo all'inizio. Questo fa vedere alcune dei geni che sono mutati, in questo caso è il gene del prione, dirò qualcosa dopo, questo è il gene della proteina tau, di cui anche parlerò, il gene della proteina APP che fa il peptide a beta, il gene della sinucleina che è collegato alla malattia di Parkinson. L'ho messo questo solo per farvi vedere che sono note tantissime mutazioni, tantissimi mutanti, forme mutate, che hanno in comune questo fatto che determinano patologie neurodegenerative. Da un punto di vista neuropatologico, queste malattie hanno avuto la loro caratterizzazione iniziale da Lewis Alzheimer guardando il cervello di pazienti post mortem. Questo fino agli anni, tutt'oggi è una diagnosi certa questa, ma fino agli anni, fine 80, primi 90, quando, fino a quegli anni lì, l'identificazione di queste lesioni, di questo vi dico tra un attimo, di queste strutture tipiche nel cervello di un paziente, non avevano un correlato molecolare, ovvero sia si riscontravano nel cervello dei pazienti un caratteristico modo di morire, un caratteristico modo di degenerare. Questi sono i cosiddetti corpi di Lewy, che oggi sappiamo che sono fatte da proteina alfa-sinucleina, e sono queste inclusioni molto ben circoscritte che si trovano nel citoplasma di una cellula, questo è un nucleo, e vedete che sono proprio in cista delle formazioni che oggi sappiamo essere costituite da aggregati molecolari che sono dentro la cellula, in questo caso il Lewy body è molto circoscritto dentro la cellula. Nel caso della malattia d'Alzheimer abbiamo altre strutture, vedete, queste sono cosiddette placche di amiloide, sono depositi extracellulari, in questo caso il neurone è qui dentro, sono depositi extracellulari. Questo è a carico di una proteina che si chiama APP, e poi abbiamo delle strutture che si chiamano grovigli neurofibrillari o neurofibrillary tangles,
che sono a carico di una proteina che si chiama proteina tau. Vedete che questa cellula qui è piena zeppa di questa, di strutture fatte da questa, in questo caso reagiscono con anticorpo contro tau fosforilato, e alla fine il neurone effettivamente non se ne può più liberare, perché una delle caratteristiche di questi aggregati è che sono anche proteasi resistenti, quindi c'è proprio un problema di eliminarli. Quindi vedete formazioni extracellulari, formazioni intracellulari, e una grande svolta è stata quando dalla caratterizzazione istologica di queste inclusioni, che sono caratteristiche per diverse, ciascuna per diverse patologie, si è passati alla identificazione della proteina che costituisce queste inclusioni, e quindi poi dalla proteina si risale al gene, e quindi questo per esempio ha portato all'inizio degli anni 90, nel caso della malattia di Alzheimer, la proteina APP, che vuol dire amyloid precursor protein, proteina precursore dell'amiloide, e tau è la proteina dei microtubi, di cui diremo qualcosa di entrambe tra un attimo. Queste sono proteine che aggregano, ma non aggregano normalmente, questo è il fatto. Sono proteine naturali della cellula, che tutti i neuroni hanno, e che a un certo momento fanno queste inclusioni. Allora bisogna aprire una parentesi e dire qualcosa di quando e come e cosa vuol dire una proteina che aggrega. Voi sapete che una proteina è una stringa lineare di aminoacidi, e questa proteina si ripiega dopo la sintesi o cotraduzionalmente durante la sintesi, si ripiega e assume una conformazione tridimensionale nello spazio, grazie alla quale la proteina esercita la propria funzione. Questo ripiegamento avviene in risposta a quello che si chiama un panorama energetico, un energy landscape, secondo cui la proteina ripiegata assume una configurazione che è energeticamente favorevole, quindi in qualche modo un minimo di energia. Non è detto che sia un minimo assoluto di energia, può essere un minimo relativo. Infatti in questo caso vedete che esistono forme di ripiegamento che sono poi le forme amiloidee, che sono su questa scala più stabile, vuol dire in basso, che sono molto più stabili che non la forma, nativa. E quindi qui c'è lo stato non ripiegato, unfolded. E quindi l'aggregazione proteica è un processo chimico-fisico molto importante, generico, perché non è caratteristico di questa o quella proteina. È uno stato generico di proteine che è molto importante nel processo di ripiegamento di una proteina. E quello che conta nel fatto se una proteina aggreghi o no è come è disegnato questo panorama energetico all'interno del quale la proteina si ripiega. Ma è chiaro che il panorama energetico dipende dalla proteina stessa e dalle proteine che gli interagiscono e dalle sue modificazioni. Quindi il concetto è che l'aggregazione o meno di una proteina, il suo folding o unfolding, piegamento o spiegamento, dipendono da condizioni fisico-chimiche in cui questa proteina si trova. Quindi l'aggregazione e il ripiegamento di una proteina sono processi che in qualche modo possiamo dichiarare in competizione l'uno con l'altro. Una proteina che viene sintetizzata, vedete che sta emergendo dal ribosoma, viene nella sua via di folding principale, assume una conformazione nativa, e questo è il suo stato ripiegato, e poi se una proteina per esempio che polimerizza, non so, una proteina citoscheletro come tau, tubulina, eccetera, magari forma delle fibre che sono fibre fisiologiche. Però in competizione con questa via ci sono tantissime altre vie che portano a aggregati disordinati, a specie fibrillari, a forme disordinate. E questi sono processi che naturalmente avvengono e sono in competizione nella cellula. Non è un fatto strano che avvengano, la cellula li tiene sotto controllo, ovvero la proteina non riceve non ha delle modificazioni che facilitano certe vie rispetto ad altre. Questo sempre parlando in generale. Lo stato in particolare amiloideo, che è uno stato aggregato particolare, che ha una struttura di foglietti beta sovrapposti l'uno all'altro, qui stiamo guardando lungo una fibrilla, vedete questo è una struttura che ha un suo ordine,
lo stato amiloideo, tant'è vero che noi lo possiamo caratterizzare con delle birifrangenze particolari con certe sostanze chimiche, ed è uno stato che è stato descritto per le cosiddette proteine amiloidi, di cui il peptide a beta fatto dalla proteina precursore dell'amiloide nell'Alzheimer è uno, ma è uno stato generico, perché uno stato è un modo di porsi di foglietti beta in una proteina. Questa struttura amiloidea quindi è in competizione in generale con il folding di una proteina. È chiaro che ci sono proteine che hanno una propensità maggiore di fermare foglietti beta, ad esempio il peptide che si forma per processamento anomalo da parte della proteina precursore dell'amiloide è un peptide che una volta che si forma, ed è qui l'errore, si forma, quello ha un'alta propensità di formarsi, e lo vedremo di formare queste strutture. Ma il concetto importante è che questi processi nella cellula sono strettamente regolati, ovvero sia quanto una proteina popola il suo energy landscape, panorama energetico, dipende da tutta una serie di proteine che si chiamano chaperonine, le quali o impediscono certe transizioni o facilitano certe altre transizioni. E quindi qui sono elencate alcune delle possibili interazioni che danno luogo a quello che si chiama l'omeostasi del folding di una delle proteine nella cellula, che si chiama proteostasis. La proteostasi è l'omeostasi dello stato di folding delle proteine in una cellula, perché una cellula ha una cosa importante: l'aggregazione delle proteine è strettamente concentrazione dipendente, avviene maggiormente quando le proteine sono molto concentrate, ma la cellula non è una soluzione diluita, la cellula è una soluzione in cui le concentrazioni di ogni singola proteina è elevatissima, quindi la cellula è un ambiente a rischio per l'aggregazione, e quindi uno si deve stupire che nella cellula non aggreghino le proteine. Infatti ci sono tutta una serie di eventi che regolano questa cosa, e quando questi eventi sono sregolati, che allora avviene l'aggregazione e poi la neurodegenerazione. Quindi questo è un meccanismo globale che poi si articola in questa o quella proteina che aggregano in questa o quella situazione patologica. Parliamo dopo. Una cosa. Silenzio. Una cosa. La genericità di questo meccanismo fa sì che, come sempre nell'evoluzione, questo non è soltanto. L'evoluzione utilizza anche questo meccanismo. Non è soltanto un meccanismo generico che la cellula deve tenere a bada. La propensità ad aggregare è anche un meccanismo che per certe proteine è utilizzato dalle cellule per svolgere delle funzioni fisiologiche. Questo si chiamano amiloidi funzionali e non solo patologia, questo è importante. E c'è una scuola di pensiero che addirittura porta a suggerire che anche le cosiddette proteine che hanno amiloidi patologiche nelle patologie neurodegenerative abbiano un loro ruolo fisiologico quando questo loro processo di aggregazione è controllato. Ma ad esempio una di queste proteine amiloidi fisiologiche è un controllore traduzionale dei neuroni, una proteina si chiama CPB, che è un controllore della traduzione sinaptica locale, in cui la forma attiva di attivatore traduzionale è una forma di aggregazione. Ed è chiaro che l'aggregazione di una proteina come attivatore è molto interessante, perché è molto duratura, quindi questo potrebbe essere per esempio un attivatore duraturo. Ma su questo ci... Come? Il pH? Ah certo, lo influenza grandemente, certo, certo. Assolutamente, tutti i parametri fisiochimici influenzano l'aggregazione delle proteine.
Allora, qui arriviamo dal concetto di aggregazione, arriviamo al concetto di prione. Allora, tutti voi sapete che la parola prione descrive una particolare proteina che è stata descritta circa 30 anni fa, 20 anni fa, nel contesto del cosiddetto morbo della mucca pazza. Prione sta per protein only. In quel caso il contesto era di una patologia, l'encefalite spongiforme, in cui che si formava nel cervello di questi bovini che avevano ingerito mangime con carne di altri animali. Ovviamente l'animale tipicamente erbivoro normalmente non avrebbe dovuto ingerire questa cosa, e è stato identificato che questa patologia derivava da una proteina che è una normale proteina del nostro cervello, prion protein si chiama, proteina prionica, la quale ha una proprietà molto molto particolare, che però si è visto adesso che è una proprietà generale, ovvero sia questa proteina può esistere in due stati, uno stato cosiddetto patologico e uno stato non patologico. Lo stato non patologico è la forma fisiologica, questi triangoli verdi. Lo stato patologico può essere per esempio una sua proteina da un'altra specie che mescolata con questa fa sì che fa degli aggregati a cui si associano questa forma fisiologica a fare degli aggregati più grandi. E la forma patologica detta il ripiegamento della forma fisiologica nella forma patologica, quindi in qualche modo istruisce, plasma il ripiegamento della proteina a formare e quindi contamina il pool delle proteine fisiologiche nella forma patologica. E quindi formando questi grossi aggregati e poi delle fibrille, eccetera, eccetera. Quindi questa che sembrava una curiosità, tra l'altro questa è stato esiste una patologia umana che è la sindrome di Creutzfeldt-Jakob, che era stata per l'appunto descritta in popolazione da Creutzfeldt-Jakob in popolazioni soggette a cannibalismo. Per l'appunto e si era ricostruito che è dovuto a questo tipo di meccanismo prionico. Ora, ancora oggi si pensa che esistano dei cofattori che associati alla proteina normale possono facilitarne la sua aggregazione, ma la cosa importante è che la forma patologica può in modo progressivo viaggiare lungo le vie nervose e infettare come fosse un virus. Ci hanno messo anni e anni per convincere la letteratura che non ci fosse un acido nucleico nella infettività dovuta a prionica, ai prioni. Il saggio è questo: si prende un estratto di cervello affetto da patologia, lo si inocula in un cervello sano e questo a poco dà la patologia. Questi cofattori ancora oggi non sono conosciuti. La cosa interessante e importante che è avvenuta negli ultimi pochi anni è questa, che mentre fino a pochi anni fa si pensava che il meccanismo prionico fosse un interessantissimo ma limitatissimo esempio, curiosità biologica, come la biologia ce ne regala tante, in realtà si è visto che questa è una proprietà intrinseca di proteine che degradano. E noi possiamo fare che aggregano. E noi possiamo fare delle esperimenti che sono identici a quelli fatti nei prioni, in cui noi possiamo prendere, per esempio, un cervello, un estratto di un topolino in cui è stata overespressa la proteina precursore dell'amiloide, quindi fa tanta peptide a beta, lo si inocula in un cervello sano e questo a poco comincia a, tra virgolette, ammalarsi, a propagare la patologia a carico delle proteine sane in quel cervello ricevente. Ebbene,
Una cosa simile è suggerita nell'uomo se noi facciamo una stadiazione retrospettiva, perché non possiamo osservare il cervello umano di un paziente per la neurodegenerazione ancora, ma retrospettivamente noi possiamo stadiare, fare una stadiazione delle lesioni del cervello in funzione dell'estensione della patologia. Ebbene, viene fuori una cosa molto, molto interessante, che questo è nel caso della proteina A beta, questo nel caso della proteina tau, questo nel caso della proteina sinucleina. Si vede che la patologia dell'amiloide ha una progressione che è molto stereotipata, molto caratteristica di quella proteina, e in tutti i casi in cui si osserva questa progressione ha questa partendo da certe aree del cervello. Questa è diversa dalla progressione. Qui la prima notizia è che c'è una progressione molto netta, non c'è una diffusione a macchia di leopardo, c'è un sito d'inizio, e c'è un sito d'inizio che è in qualche modo un luogo di minore resistenza, e poi questo segue una sua progressione, che ovviamente il potere risolutivo che è bassissimo, cioè noi abbiamo tre grandi categorie, non è che possiamo nei modelli animali si comincia a studiare meglio questo, però vedete che la progressione della proteina tau, della proteina beta amiloide o della sinucleina è molto molto differente. Quindi questo concetto di propagazione intra e intercellulare, quindi transcellulare degli aggregati proteici, e questa specificità per le singole proteine. Bene, questo è il quadro generale. Veniamo un po' più in dettaglio alla malattia di Alzheimer. La notizia, che sapete purtroppo, è brutta, nel senso che non ci sono cure. Oggi esistono in farmacia soltanto 5 farmaci, ma in realtà sono 2, perché 4 sono lo stesso, variazioni sul tema, che sono inibitori dell'acetilcolinesterasi, ovvero sia inibitori della degradazione dell'acetilcolina, e c'è un motivo per cui. E queste cose ve le ho già dette prima. Queste sono le lesioni caratteristiche di questa che si ritrovano, di cui abbiamo parlato, ma c'è anche un'altra cosa da ricordare, che la patologia, nel grande dibattito sulla malattia d'Alzheimer, spesso si dimentica, perché c'è stato un accesissimo dibattito tra chi dice che è più importante A beta, chi dice che è più importante tau, e si sono combattuti, ma bisogna ricordarsi che c'è un terzo caratteristica di questa patologia, che vedete, questa è una marcatura di neuroni colinergici in un controllo e in un paziente, quindi c'è questa grossa specificità per i neuroni colinergici. Infatti oggi l'unico farmaco che c'è è un farmaco sintomatico in cui si danno l'acetilcolinesterasi, è l'enzima che degrada l'acetilcolina alle sinapsi, quindi se io inibisco l'acetilcolinesterasi prolungo la vita media dell'acetilcolina e quindi la faccio agire di più, ma è chiaro che questo funziona finché c'è una sinapsi che rilascia acetilcolina, non ha nessuna azione sul fatto che la sinapsi non venga a degenerare, quindi è puramente sintomatico, più o meno dura, ha efficacia per rallentare il declino per circa un anno. E questa è la proteina associata ai microtubuli tau, che fa quei tangles. Qui sono illustrati dei microtubuli, che sono questi cilindri fatti da 13 protofilamenti di tubulina. Tau è una proteina che si associa ai microtubuli, li stabilizza. Quando tau viene fosforilata in modo anomalo, questo è una delle chiavi della proteina tau, questa non interagisce più con i microtubuli non sono più stabilizzati, e quindi i microtubuli si disassemblano più facilmente, sono microtubuli più labili, e quindi questo è uno dei motivi per cui una cellula con tau che sta meno legata ai microtubuli ha microtubuli meno stabili, e siccome i microtubuli sono le autostrade su cui sull'assone viaggiano tutte le vescicole che sono il collegamento tra il corpo cellulare e le sinapsi, e il sistema di trasporto viene a essere alterato, e quindi poi il neurone degenera, ma degenera anche perché la proteina che non è assemblata ai microtubuli aggrega e forma tangles.
queste strutture. La cosa curiosa è che tutti noi abbiamo studiato sui libri, abbiamo imparato e pensiamo che tau è una proteina intracellulare. Ebbene, il fatto che anche tau, che è una proteina tipicamente intracellulare, va incontro a trasmissione prionica, qui si è dimostrato molto bene. Io posso avere un saggio di trasmissione prionica infettando un cervello sano con un estratto di un cervello in cui ci sono aggregati di tau. Questi sono in grado di essere captati dai neuroni sani. La tau dei neuroni sani è indotta ad aggregarsi e poi viene risputata fuori, e questo a cascata con un meccanismo malefico di relè intercellulare porta a questa epidemia, se vogliamo, di aggregazione intercellulare. Chi è l'altro colpevole? L'altro colpevole è questa proteina che si chiama proteina APP. La proteina APP è una proteina transmembrana con un simbolo di linea transmembrana che può andare incontro a un processamento post-traduzionale proteolitico, a tante proteasi che la controllano. C'è una proteasi, tra virgolette, buona, che è la alfa-secretasi, che taglia nel mezzo di questo peptide rosa. Questo peptide rosa è un peptide di cui ho sentito parlare, a beta si chiama, amiloide beta. È un peptide che quando viene rilasciato nella sua interezza da rosa a rosa fa male. L'alfa secretasi lo taglia in mezzo e forma questo pezzo qui che ha funzioni eutrofiche. Apro e chiudo una parentesi. 30 anni dopo la scoperta della proteina APP, quale sia la funzione della proteina APP oggi non si sa. Ma questo non si sa per la proteina APP, non si sa per la proteina prionica neppure. Sono proteine normali cellulari, e la fisiologia di queste proteine è ancora sconosciuta. E mi parrebbe che questa possa essere una priorità da studiare, non è uno dei temi più, ma lo dico anche a noi compresi che più o meno siamo nel non è tra le cose più in voga, però no, è riconosciuto come un tema molto importante, ovviamente. E viceversa, ci sono altri enzimi, questo si chiama beta secretasi, che taglia a questa estremità N-terminale il peptide beta, taglia proprio in corrispondenza al peptide beta, e poi c'è il complesso della gamma secretasi, che è fatto da almeno 4 proteine, di cui una è codificata dal gene presinilina, che taglia a questo livello qui nella membrana, e questo rilascia il peptide beta. Il peptide beta è un peptide che ha un'altissima propensione ad aggregare e forma le placche di amiloide di cui abbiamo parlato prima, quei depositi che sono extracellulari che formano quelle strutture di cui abbiamo parlato. Ora, nelle forme familiari della malattia d'Alzheimer noi troviamo mutazioni a carico del gene APP che sono tutte mutazioni che facilitano l'APP è il substrato di questi due enzimi, no? Queste mutazioni facilitano il taglio di questi, da parte di questi due enzimi, quindi sono mutazioni che favoriscono la produzione di beta. Oppure troviamo molte mutazioni che sono a carico del gene della presinilina che ne attivano l'attività enzimatica. Quindi tutto questo porta alla conclusione, che io reputo molto forte, che effettivamente la patologia sia causata in modo determinante da una iperproduzione di questo peptide. Lo dico per poi essere smentito tra un attimo con una cosa che vi dirò dopo. Però l'evidenza genetica è molto forte, perché effettivamente mutazioni che determinano, e quando abbiamo un'evidenza genetica è importante, mutazioni che determinano un aumentato taglio di beta causano le forme familiari. Questo è quello che vi ho detto prima, ovvero sia che noi pensiamo che ci sia una latenza di 15-20 anni, una cosiddetta fase preclinica, prima che noi abbiamo i sintomi clinici, il motivo per cui uno comincia ad andare dal medico. E questa è quella che si chiama la riserva cognitiva, ovvero sia quanto più noi nella fase preclinica possiamo essere in qualche modo lontani da un deficit significativo, per esempio, del sistema della memoria, della plasticità sinaptica, questo è quello che si chiama, questo è un fattore protettivo in qualche modo.
E ho già detto prima che esistono per l'appunto questi geni, mutazioni, nelle cui mutazioni che determinano Alzheimer familiare, e poi esistono anche delle demenze che sono però demenze non Alzheimer, sono comuni ma non così comuni, si chiama frontotemporal dementia, che sono causate da mutazioni nel gene tau, e in questo caso abbiamo demenze solo a carico di tau senza formazione del peptide a beta, quindi sono delle demenze senza a beta. Allora, come si studia? Da cosa partire? Allora, è chiaro che, come ho detto prima, bisogna attaccarsi a una maniglia, bisogna partire dai geni malattia e dalle proteine che aggregano, quindi questo si studia in modelli transgenici, studi cellulari, eccetera, dai fattori di rischio, ma anche dai meccanismi di neuroprotezione. Oppure, oggi sono possibili questi studi genetici di corti di individui, sia sani che pazienti, di parecchie migliaia, con cui noi possiamo fare quello che si chiama Genome-Wide Association Study, ovvero sia un studio di associazione genetica su grandi corti di pazienti. Ad oggi l'ipotesi amiloidea ha dominato la scena, ovvero sia questi sono due schemi in cui il primum movens nella insorgenza della patologia è considerato un'alterazione a carico del processamento del peptide a beta dal precursore APP. In modo molto dogmatico è stata proposta, ma devo dire onestamente che le basi sono abbastanza solide, perché c'è questa evidenza genetica che effettivamente è molto solida. Una variazione sul tema di questa ipotesi è che secondo la prima, quella stretta, quella più dogmatica, le lesioni tau sarebbero a valle delle lesioni di beta. Secondo un altro modello che si chiama modello del parallelo, queste due sarebbero insieme, però sono variazioni sul tema. La beta è molto importante, quindi per questo motivo negli ultimi 20 o 20 anni tutta l'industria farmaceutica ha utilizzato il sistema dell'APP come si dice in gergo, bersaglio per sviluppare un farmaco, perché se ho questa idea che a beta e la produzione di a beta è l'elemento da colpire, io è chiaro che posso immaginare molecole che inibiscono l'aggregazione, molecole che inibiscono gli enzimi che tagliano, molecole che facilitano la clearance del peptide, e quindi tutta una serie di approcci che agiscono su questa cascata a diverso livello. Il più elegante di questi approcci sono stati approcci che penso siano davvero molto eleganti, immunoterapie per colpire a beta. L'idea è quella di considerare queste placche di amiloide alla stregua di un organismo esterno che ci infetta, e quindi se io vaccino contro queste placche di amiloide, l'organismo fa degli anticorpi, gli anticorpi dovrebbero ripulire, e questo potrebbe essere curativo. Il concetto è ardito ed elegante, è stato sperimentato su modelli animali in modo probabilmente troppo affrettato, con risultati però in cui ci porta lontano. I risultati clinici sono stati molto deludenti, nel senso che il vaccino è stato dimostrato essere molto in grado di ripulire il cervello di placche. Questo lo sappiamo post mortem, dopo che i pazienti sono morti, sono stati anni dopo, per il decorso naturale della patologia. Il declino cognitivo non è alterato, ma nonostante il declino cognitivo non fosse alterato, il cervello di questi pazienti era ripulito dalle placche. Quindi questo è un ripulito dalle placche, cioè una forma fibrillare del peptide a beta. Allora la gente ha cominciato a fare approcci di immunizzazione passiva, invece la vaccinazione è un'immunizzazione attiva. Immunizzazione passiva è prendere gli anticorpi monoclonali umanizzati e iniettarli. E anche questo sono stati, guardate, qui parliamo di trial clinici di decine di migliaia di pazienti, sperimentazioni di anni, profusione di investimenti di ricerca da parte delle industrie, insomma, perché questi sono trial molto costosi. I risultati sono stati ogni approccio
che ha diciamo in qualche modo colpito la, ha cercato di bersagliare il peptide beta, hanno dato risultati molto negativi. Fallimenti delle sperimentazioni cliniche dirette al peptide beta. Per tutti questi anni l'industria non ha praticamente perseguito altre vie. Questa è una cosa per cui si è creata una grandissima aspettativa su questi approcci, eppure allora è chiaro che una volta che nei due anni scorsi si è cominciato a vedere tutta questa collezione di fallimenti, allora possiamo cominciare a argomentare che forse l'ipotesi è sbagliata, forse ci sono altri peptidi che si generano nel processamento che sono quelli, perché una volta che io taglio un pezzo ne genero altri e quindi forse abbiamo inseguito il colpevole sbagliato, o forse il trattamento è troppo tardivo, e questo è il problema della diagnosi precoce. Se gli stessi trattamenti fossero fatti in pazienti in una fase più precoce, forse sarebbero. Allora oggi stanno cominciando a fare questo, sfruttando l'opportunità di avere queste famiglie che hanno un'insorgenza precoce, ma soprattutto che hanno un'insorgenza certa, anche se non è certa, anche se non è certa la data. Quindi insomma, questo è un tema di trattamento per molto tempo, però è chiaro che si stanno cominciando a fare dei trattamenti di questo tipo. Oppure la specie molecolare bersagliata non è ottimale. In tutti questi casi quella bersagliata è stata la beta fibrillare, quella che forma gli aggregati più grandi. L'altro concetto è che ci sono molte strade diverse che portano alla neurodegenerazione, e quindi questo è il core centrale della patologia, in cui c'è perdita sinaptica, morte cellulare e demenza. Ci sono tante strade diverse che contribuiscono e forse vale la pena di approcciare qualcuna di queste. E una adesso, negli ultimi 5 minuti, forse vi dico tre cose molto rapidamente di cose su cui in parte siamo coinvolti noi e in parte sono mie considerazioni di auspicio su quello che forse potrebbe essere una via il terzo sulla ricerca futura. Allora è chiaro che l'idea potrebbe essere di colpire le forme precoci del peptide beta. Ci sono nei cosiddetti oligomeri di beta. Qualche anno fa è venuto fuori che non sono le forme fibrillari che sono quelle effettivamente più tossiche, ma sono dei piccoli oligomeri fatti da 6, 7, 10 peptidi che sono associati, quindi sono ancora degli oligomeri per l'appunto, che sono 100 volte più neurotossici delle fibrille e sono degli specifici leganti alle membrane sinaptiche. Allora è chiaro che se uno riuscisse a colpire questi oligomeri e non questi, uno avrebbe un trattamento più efficace. La difficoltà è come faccio a costruire una sonda molecolare che riconosce selettivamente gli oligomeri, non il monomero e non le fibrille. Questa è una cosa che abbiamo fatto noi recentemente, in cui siamo riusciti a ottenere gli anticorpi ricombinanti che riconoscono soltanto oligomeri di questa entità e non riconoscono assolutamente né il monomero né le fibrille, con un indice di specificità molto alto. Allora, una cosa che abbiamo fatto è quella di prendere i geni che codificano un anticorpo. Normalmente un anticorpo lo usa come proteina, invece in questo caso, siccome un anticorpo ricombinante, avevamo il gene. E la domanda, una domanda che ci siamo fatti è: possiamo scoprire dentro la cellula dove e quando si formano questi oligomeri? Questa è la domanda, perché se io scopro il primo posto nella cellula dove si fanno, ho imparato dov'è la forma più, il posto più precoce dove intercettarli. Poi altro è come intercettarli lì, ma la prima domanda è questa. E quindi, per farla breve, abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo indirizzato nel reticolo endoplasmico, che è uno specifico compartimento intracellulare, dove si ipotizzava, ma nessuno aveva ancora dimostrato, che si potessero formare gli oligomeri. Noi abbiamo dimostrato che intercettando gli oligomeri in questo compartimento, ma non in altri compartimenti, questa è la cosa importante, noi possiamo abolire del 95% la produzione di oligomeri da un neurone. E quindi questo è un approccio che si può prendere.
Un secondo approccio che si può prendere è colpire i meccanismi a monte della cascata miliodogenica o attivare meccanismi di neuroprotezione. Siccome nella cellula si innescano circoli viziosi in cui la formazione degli aggregati innesca dei processi che poi questi processi aumentano la formazione di aggregati, se io anche non agisco proprio sulle cause prime, ma cerco di interrompere un ciclo vizioso, quindi devo prima descrivere un ciclo vizioso e poi interromperlo, questo è un approccio che può essere pagante. E allora un modo è quello di attivare meccanismi generici di neuroprotezione, anche perché se io riesco a far stare meglio le cellule, anche se non ho agito sulle cause, questo potrebbe essere una cosa che in qualche modo potrebbe rallentare per magari 10 anni, questo è quello che già sarebbe sufficiente e importante. E quindi questa è una delle cose che, su cui abbiamo lavorato, e voglio soltanto mettere questo per omaggiare la mia mentore e la grande scienziata Rita Levi Montalcini. Questa è la molecola che lei ha scoperto nel Profatto, e dico soltanto brevemente due cose, che questa proteina, nel growth factor, è una proteina che viene rilasciata da cellule dell'ippocampo della corteccia, trasportata in modo retrogrado proprio da quei neuroni colinergici che sono quelli che degenerano nella malattia d'Alzheimer. È un fattore neurotrofico di queste cellule NGF. Quindi è molto molto importante che per far star bene i neuroni colinergici ci deve essere sufficiente quantità di NGF. Noi qualche anno fa abbiamo fatto un topolino transgenico in cui abbiamo neutralizzato l'NGF nel cervello adulto, e noi abbiamo visto che questo induce, sì, come ci aspettavamo, degenerazione dei neuroni colinergici, ma quello che non ci aspettavamo è che questi topolini fanno placche di beta amiloide e tau fosforilate e tangles, e hanno deficit di memoria intanto molto più estesa di quello che noi non ci aspettassimo sulla base soltanto dell'azione colinergica. Abbiamo capito il meccanismo, adesso non voglio farla, voglio soltanto dirvi una cosa. Questo apre la possibilità che si possa utilizzare l'NGF per far star meglio i neuroni colinergici e quindi far star meglio un cervello che va incontro a patologia di quel tipo. Per utilizzare l'NGF per sperimentare una terapia c'è un problema. Questo della barriera ematoencefalica è risolto, si può fare in vario modo, ma non vi preoccupate. Il problema vero è che l'NGF è un potente algogeno, dà dolore, ha una duplice azione, ha un'azione nel cervello e un'azione sulle cellule, ganglia della radice dorsale, neuroni sensoriali che innervano, e l'NGF ha un meccanismo fisiologico di sensibilizzazione e prepara i neuroni a iperattivo in condizioni di infiammazione, eccetera. Quindi, e anche nell'uomo si sa questo, sono state fatte delle sperimentazioni con NGF per altre patologie e hanno dovuto interromperle perché NGF dà dolore. Allora noi ci arrovellavamo intorno al problema di come fare, e infatti per fare questo gruppi negli Stati Uniti e in Svezia stanno facendo un approccio molto invasivo per bypassare quella cosa lì, stanno iniettando direttamente nel cervello di pazienti Alzheimer cellule ingegnerizzate a secena di NGF. Quindi è chiaro che questo è nell'uomo, questo può essere utile per una prova di principio, i risultati sono anche incoraggianti, c'è un aumento dell'attività cerebrale, c'è una riduzione del degrado cognitivo, tuttavia non è un approccio che può prendere piede. Noi ci siamo interrogati, è possibile togliere il dolore dalla molecola dell'NGF, ovvero sia, è possibile ingegnerizzare una molecola di NGF che ne mantenga tutte le proprietà neurotrofiche ma ne limiti la capacità di indurre dolore? Questa è un po' questa è la mia collaboratrice da anni, Simona Capsoni, che ha fatto questo lavoro. Allora, l'idea è molto semplice, ve la racconto e poi dopo arriviamo a una chiusura. Scusate se ho abusato. Noi abbiamo provato in tanti modi ma non ci siamo riusciti, però a un certo punto la natura ti ispira. C'è una mutazione genetica, una malattia rara che si chiama Hereditary Sensory Autonomic Neuropathy, HSAN, tipo 5, i cui pazienti sono nati con una totale insensibilità al dolore.
congenita ed è devastante. È uscito nel 2006 un articolo che descriveva una di queste famiglie in cui il gene in questione mutato era il gene dell'NGF. C'è di più. Esiste una malattia che si chiama HSAN4, che si sapeva, in cui il gene mutato è il gene del recettore dell'NGF. Quindi, chiave serratura, ci sta, questo è importante. Ma la cosa più importante è che i pazienti affetti da HSAN4, oltre che insensibilità al dolore, hanno un ritardo mentale dovuto al fatto che i recettori cerebrali dell'NGF non funzionano. Invece i pazienti che sono affetti da HSAN5, in cui il gene mutato è l'NGF, hanno insensibilità al dolore, ma sono neurologicamente e mentalmente del tutto normali. Quindi quando abbiamo visto questa mutazione puntiforme abbiamo detto: vuoi vedere che l'NGF fatto da questi pazienti è un NGF in cui la natura ha dissezionato gli effetti neurotrofici dagli effetti di sensibilizzazione al dolore? E questo, per fare una lunga storia, è quello che è. E quindi se alla fine voi iniettate questo topo, si chiama questo NGF 6100, questi sono placchi di amiloide in un topo Alzheimer molto aggressivo che fa un sacco di placchi di amiloide, dopo iniezione con questo NGF intranasale la corteccia e l'ippocampo sono del tutto ripulite da questo e possiamo dimostrare anche che plasticità sinaptica ritorna, eccetera. Il meccanismo di questo lo stiamo capendo ed è interessante. Questa è una possibilità con cui noi pensiamo di poter, speriamo di poter arrivare in un prossimo futuro a una sperimentazione sull'uomo, se troveremo i necessari supporti. Però volevo concludere con tornare sul problema della proteostasi e del controllo cellulare sull'aggregazione. Ebbene, abbiamo detto prima che la cellula ha grande meccanismi per controllare l'aggregazione, e quello che succede nel network proteostatico è che una delle cose che la cellula fa quando aggregano le proteine è una cosa che si chiama unfolded protein response. Una cellula in cui ci sono proteine di aggregazione, si attiva una risposta che è una risposta cellulare alle proteine non ripiegate, in particolare nel reticolo endoplasmico ma anche in altri compartimenti, e c'è questa correlazione molto precisa tra la riduzione delle sinapsi e l'aumento delle proteine misfolding e l'unfolded protein response. Questi sono dei lavori recenti di una ricercatrice di Cambridge, Giovanna Malucci, che ha portato questo concetto dell'unfolded protein response all'attenzione, perché questo è un meccanismo che, una delle conseguenze dell'unfolded protein response è che la traduzione delle proteine viene inibita. È chiaro che se la cellula fa troppe proteine aggregate, la prima risposta omeostatica della cellula è di ridurre la sintesi proteica. Allora lei cosa ha fatto? Ha fatto un esperimento, in inglese c'è bold experiment, un po' così grossolano, ma un'idea bella. Ha detto: vabbè, io do degli inibitori dell'unfolded protein response e degli attivatori traduzionali e vado a vedere, e ha dei risultati molto molto significativi su vari modelli di neurodegenerazione. Quindi questo è un approccio di questi globali che, a mio avviso. E poi l'ultima cosa è questo collegamento tra letargo e plasticità sinaptica, in cui gli animali che vanno in letargo sono un modello in cui durante il letargo le sinapsi si disaccoppiano, ma non spariscono, però si disaccoppiano. Si può dimostrare che quando si risvegliano la memoria ritorna e le sinapsi che erano disaccoppiate ma prossimali restano, si riformano. E allora in un lavoro recentissimo di pochi mesi fa, sempre Giovanna Malucci ha dimostrato che la perdita della capacità di riformare le sinapsi dopo ibernazione è un evento molto molto precoce nell'ibernazione. Di nuovo, questa è un'idea carina, perché ci si ispira alla biologia con un processo che è l'inverso del processo di perdita delle sinapsi. Questa è una perdita di sinapsi controllata, reversibile però.
Allora, imparando a capire come questo funziona, può essere una via che potrebbe essere fruttuosa. E io considero questo come un tunnel in cui noi finora la ricerca è partita dalle forme, dalle forme delle proteine ad aggregazione, risalire la cascata degli eventi partendo dalla beta, dalla tau, dalla sinucleina, e risalire la cascata degli eventi fino alle cause che ne determinano. Non c'è a sufficienza oggi studi in cui si impara a manipolare la memoria. Oggi lo possiamo fare, e prendendo il tunnel da due parti, la speranza è che ci si possa incontrare a metà del tunnel con una soluzione. E questo volevo raccontarvi un esperimento di, ma ve lo lascio per, di Susumu Tonegawa, che ha fatto recentemente degli esperimenti sugli engrammi molto, molto carini, che però molto belli, su cui si può stimolare un engramma e anche creare artificialmente delle false memorie. E a mio avviso quel tipo di esperimenti uniti che identificano particolari cellule che sono coinvolte in particolari compiti di memoria, unire questi con meccanismi di neurodegenerazione in quelle cellule, in quei circuiti, potrebbe essere un approccio molto fruttuoso. Questo è quello che vi voglio dire. Chiedo scusa di essermi dilungato troppo. Grazie mille. Siamo un po' in ritardo per il coffee break. Sì. Se ci sono domande. Sì. 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 Allora, meccanismi di neuroprotezione vuol dire tutti quei trattamenti che pur senza agire sulle cause che stanno facendo soffrire un neurone, gli danno uno stimolo trofico che può o può non essere sufficiente a controbilanciare la causa che lo sta facendo soffrire, però sicuramente è un qualcosa che aiuta. Quindi strategie neuroprotettive è un termine generale, in questo caso è per esempio una strategia di aumentare l'esposizione a un fattore neurotrofico, per esempio. Anche uno stile di vita, assolutamente, grazie che l'ha detto, perché è ovviamente uno stimolo neuroprotettivo, assolutamente. L'ambiente arricchito è un stimolo neuroprotettivo, infatti agisce attraverso fattori neurotrofici. Dunque, ambiente arricchito, se ne ha parlato Caleo l'altro giorno, e non era una... Lo dicevo per riallacciarmi. Si parla di ambiente arricchito nel caso di modelli animali, topolini, in cui normalmente i topolini sono tenuti in gabbie in cui non hanno nulla, hanno soltanto il cibo e l'acqua. E questo è un ambiente impoverito, anche se è la condizione di base con cui vengono trattati, perché così si può controllare. Ambiente arricchito è un ambiente in cui queste gabbie vengono riempite oggetti, ninnoli, ruote in cui possono girare, eccetera, così fanno moto, sono stimolate la curiosità, c'è tutta una letteratura molto fiorente che fa vedere che questi trattamenti qui sono trattamenti plasticizzanti, sono trattamenti anche in alcuni casi antineurodegenerativi, ci sono
Noi in collaborazione con ricercatori qui all'ISU al CNR di Pisa abbiamo dimostrato che in topolini che soffrono di malattia d'Alzheimer l'ambiente arricchito è un trattamento neuroprotettivo, antineurodegenerativo molto. Quindi è chiaro che questo traslato all'uomo vuol dire stimolazione sensoriale in generale e motoria. Allora, la SLA colpisce motoneuroni, non mi sono dilungato, quindi anche lì c'è un problema di vulnerabilità selettiva. Nel caso della SLA ci sono anche in quel caso dei geni malattia, in particolare la superossidismutasi, quindi ha a che fare con l'equilibrio redox della cellula. E poi altri geni malattia sono geni legati al metabolismo dell'RNA. TDP43 e FUS9 sono due geni che sono delle RNA binding proteins. E anche in quel caso lì sono proteine che aggregano, quindi il meccanismo anche qui è molto simile, con attori differenti però, con attori differenti e in cellule differenti. Sì. Sì. No, l'analisi genetica individua il sottoinsieme di quella non è una diagnosi genetica, ovviamente quella si può fare. Il punto è che oggi a quell'analisi genetica lì non corrisponde un trattamento che io posso fare. Quindi quella oggi serve nei pazienti affetti di quelle famiglie per iniziare le sperimentazioni più precoci, ma ancora sperimentazione. È un test che oggi non ha senso fare nella popolazione. Anche i geni di suscettibilità o di fattori di rischio, uno non è detto che voglia sapere che se ha una suscettibilità maggiore, se poi non ci può fare nulla. Sì, allora, vabbè, mi ha dato... Allora, la domanda è l'engramma come si mette in evidenza. L'idea dietro all'engramma è la seguente, che siccome vi ho detto nelle premesse alcune cose su cui mi sono dilungato, di cui non ho tratto i frutti alla fine, e la sua domanda me ne dà... una cosa che ho detto all'inizio è che nella plasticità sinaptica la transizione da breve a lungo termine implica un nuovo programma di attivazione genica, di espressione genica. Quindi l'engramma è caratterizzato o caratterizzabile da un marcatore genetico che io posso, la cui espressione io posso collegare all'attività di quel neurone. Quindi se io per esempio metto sono esperimenti sui modelli animali, parliamo di engrammi in modelli animali, io posso collegare un gene reporter, per esempio, che io posso visualizzare, una proteina fluorescente, per esempio, sotto il controllo di un promotore che è controllato dall'attività sinaptica. Allora io posso individuare quelle cellule che in risposta a un certo compito sono attivate. Però allora adesso posso fare di più. Una volta posso fare questo, se invece di avere soltanto un gene reporter, io ci metto per esempio, posso pormi domande di, come si dice, di necessità e di sufficienza. La domanda di necessità è, se io vedo l'attivazione di certe cellule quando il topolino si ricorda una cosa, per esempio una cosa che si ricorda è, io gli faccio il fear conditioning, lo metto in un'arena esposto al contesto A, poi lo metto in un'altra arena esposta al contesto B, cambiano gli oggetti e gli do uno shock. Dopodiché lo rimetto nel contesto A, lui non ha risposta. Lo rimetto nel contesto B senza shock, lui si paralizza, ha paura. Perché si è ricordato il contesto B ma non il contesto A. Allora io posso domandarmi, le cellule che si attivano nel contesto A sono necessarie per quella memoria? Quindi non sto distruggendo un ippocampo, vorrei distruggere quella particolare combinazione di cellule. Allora, se io metto un gene reporter in cui anziché avere una proteina fluorescente, per esempio una tossina,
sotto il controllo di un promotore collegato all'attività. Allora, io posso far sì che quando ricordo, soltanto le cellule che sono attivate nel ricordo vengono uccise. Allora, se quella risposta comportamentale è ridotta, allora questa è ho dimostrato la necessità di quelle cellule. Poi posso fare la sufficienza, ovvero sia le posso riattivare. Allora, un'esperienza che è stato fatto è stato io metto un gene reporter che permette di riattivare quelle cellule con la luce, per esempio, sonde optogenetiche. Allora, queste riattivando delle cellule senza esporre l'animale al contesto B, io posso far impaurire l'animale tenendolo nel posto dove lui normalmente non avrebbe avuto paura, ma solo perché gli ho riattivato quelle cellule in cui lui aveva imparato ad avere paura. E queste sono le cose. E quello che Tonegawa ha fatto anche impiantato delle false memorie. Puoi ingegnerizzare il sistema in modo tale che indurre una risposta come se avesse avuto una memoria di paura in risposta a un certo stimolo, ma senza averla avuta. Allora, è chiaro che potendo cominciare a interferire in questo modo con i circuiti e i meccanismi della memoria, questo dal mio punto di vista è una strada da percorrere per cominciare a studiare la suscettibilità o resistenza di questi engrammi alla loro degradazione da parte di proteine neurodegenerative. Ho letto questo, sì. Che c'è una diversità nella malattia tra uomo e donna, che può essere scatenata. La dipendenza dagli estrogeni è un ha fatto benissimo a precisarlo ed è una cosa molto importante, quindi questo io mi la ringrazio di aver fatto la precisazione, perché ovviamente è doverosa. E c'è una dipendenza dagli estrogeni che non è sempre univoca a senso unico, questa anche è la cosa importante, però c'è una dipendenza agli estrogeni. La ringrazio. Io chiedo scusa, non ho colto il No, sì. Sì. Allora, anche come? No, perché si dà questo è una cosa che ho detto prima, ma forse non è passata, no? Il punto è anche quello, è un trattamento sintomatico, perché cellule che degenerano, che danno i sintomi motori, la kinesia nei pazienti di Parkinson sono cellule di una via microsterale che è dopaminergica. E non è una via colinergica come quella che invece degenera la Alzheimer. Quindi in questo caso qui il trattamento sintomatico è un trattamento di dare il neurotrasmettitore, in quel caso si dà il trattamento di carbonio. No, ho capito la sua domanda. Non si può dare acetilcolina perché recettori colinergici sono presenti in modo molto molto diffuso nel cervello e avrebbero effetti molto molto compressanti. Quindi non è sostenibile un trattamento con un agonista colinergico immediato. Quindi anche a livello periferico, quindi poco controllabile. Quindi la domanda è assolutamente pertinente, ma per la logica ci sta, assolutamente. No, volevo chiedere degli acetilcolini mimetici. Sì, il motivo è questo, che ovviamente agire direttamente sui mimetici c'è una distribuzione, una eterogeneità dei recettori con effetti contrastanti che non è farmacologicamente sostenibile. Il concetto c'è tutto, nel senso che uno sostituisce il neurone che pompa acetilcolina con una bomba di acetilcolina, ma o con una sostanza o con una sostanza mimetica. C'è una differenza nell'incidenza dei sessi, nelle varie malattie neurodegenerative, che coincide anche il sesso. Però, banalmente, per caslai, ad esempio, cioè pensando a questa esperienza personale, io ho detto che caslai è un uomo. Sì, ci sono.
sono, ci so, è benissimo, ci sono, ci sono, c'è tutta una casistica molto molto differenziata per diverse malattie, non è sempre uguale, non è sempre uguale. E anche lì c'è una questione, cioè quelle che si la penetranza delle forme genetiche è più è forte, quindi è relativamente immune dalle differenze. Allora, in quel caso lì il fattore di rischio era semplicemente perché non è la carne in generale, perché alimenti animali non è piccola. Ma detto questo è chiaro che per esempio la colesterolemia è sicuramente un fattore di rischio, per esempio per la malattia d'Alzheimer. Quindi ci sono uno dei fattori di rischio, c'è l'APOE4. APOE4 è una proteina che conferisce, se presenta, un allele che se presenta in singola coppia aumenta il rischio di 3-4 volte, quindi non di poco. Se presenta in duplice coppia aumenta il rischio di 12 volte, quindi sono fattori di rischio importanti. La proteina codificata al gene APOE è implicata nel tratto, nel trasporto dei lipidi attraverso la membrana cellulare. Quindi questo, collegato a questo, è chiaro che questioni diciamo di un'alimentazione bilanciata e sana geneticamente sono importanti. Arrivare a dire che ci sono specifici fattori di rischio non ci possiamo arrivare. Nel caso invece della malattia di Parkinson c'è una evidenza diretta con questi cicli. In quel caso ci sono alcuni cicli in particolare che sono stati proprio e vengono anche utilizzati come induttori della. Questi pesticidi, ma chi li usa per lavoro? Sì. Va bene. Credo che ci aspettino per il coffee break, però io sono qui. Allora, riprendiamo con un percorso didattico che dovrebbe comparire. Cosa bisogna fare? È arrivato, sì. Ok, va bene. Ok, però adesso ecco. Ok. Sì, allora come la prima volta partiamo con un percorso didattico, è un lavoro che vuole essere soltanto uno spunto di riflessione e di confronto e che si declina sugli argomenti che abbiamo appena visto e si articolerà su vari aspetti formativi della didattica laboratoriale di cui abbiamo già parlato nel primo incontro, soprattutto Isabella ne ha già parlato. E quindi è un lavoro appunto che permette di indagare in un sistema estremamente complesso che richiede approcci diversi, livelli diversi e si cerca di farlo con una didattica laboratoriale. Quindi si ripercorrono le fasi delle 5 E's, questa metodologia di cui abbiamo già parlato nel primo incontro e adesso vedremo le varie fasi in cui è articolato il percorso didattico, che sarà un percorso didattico sull'Alzheimer essenzialmente e sulle malattie neurodegenerative, ci sarà solo un cenno alla fine.
E quindi partiamo dalla prima parte, che è una fase di engagement, quindi di coinvolgimento dei ragazzi nel percorso, e si vuole cercare di coinvolgerli con un approccio comportamentale, che è forse quello che si presta di più con queste tematiche del sistema nervoso. E quindi sono dei test, ora purtroppo non si vedono perché sono comunque sono dei test diagnostici, proprio per determinare dei test cognitivi per adulti, e sono dei test molto molto semplici. Infatti la prima cosa che hanno detto i ragazzi, si sono stupiti dalla semplicità di questi test, che però mettono in evidenza sia le capacità, diciamo, fisiologiche e cognitive del... Cos'è successo? Qualcosa. No, è tornata. Le capacità fisiologiche del nostro sistema, sia la grave patologia di questa malattia. E quindi dopo questi test fatti dai ragazzi, i ragazzi si interpellano su come funziona questo sistema, perché noi abbiamo gli output, li verifichiamo, li testiamo, però ci chiediamo come funziona questa scatola e soprattutto come si rompe questa scatola, d'accordo? E quindi si vuole andare a indagare, a decifrare il meccanismo che in qualche modo la regola. Ora, ripeto, io e quindi vedremo questa malattia dell'Alzheimer. Ora, io riporto le domande che hanno fatto i ragazzi, quindi l'abbiamo fatto in questo periodo perché facevamo il percorso sulla memoria e un gruppo mi ha chiesto esplicitamente di trattare il tema dell'Alzheimer e delle malattie degenerative, e quindi l'abbiamo fatto. E quindi riporto delle domande che sono scaturite da questo primo approccio. Quindi una quinta, il liceo scientifico e scienza applicata, o due quinte, sì. E ovviamente come prerequisiti si prevede tutta la conoscenza del sistema nervoso e parte anche della memoria. E quindi si parte da domande molto semplici, domande di base. Quali regioni sono interessate? Tutte domande a cui è già stato risposto. Quindi io non tratterò i contenuti perché sono già stati ampiamente trattati, mi soffermo soltanto su un possibile percorso didattico. Quindi una prima fase di coinvolgimento, una seconda fase invece di esplorazione del tema. Ecco, e qui abbiamo deciso di adottare questa strategia, di dare prima a tutti una base, alcuni fatti, alcune evidenze, da cui poi scaturiranno altre domande che saranno poi la linea guida del percorso. E i fatti sono fatti abbastanza evidenti, qui vediamo l'anatomia del cervello, lo vediamo in toto, vediamo le sezioni trasversali e vediamo anche la funzionalità del cervello, e quindi qui si mette in evidenza il forte deficit. E poi, ecco, ora io lo riproporrò in modo molto semplice, del resto i ragazzi hanno bisogno di una mediazione e quindi alcune cose devono essere spiegate e presentate in modo semplice, per cui il primo passo è presentare appunto i grovigli, si dice? Grovigli. Ok, i grovigli di neurofibrille e le placche amiloide, e quindi siamo partiti da qui e da quanto aveva già visto Alzheimer nel 1907, e siamo partiti di qui. E quindi qui abbiamo già visto prima di cosa si tratta, della tau proteins e del ruolo che ha nei microtubuli, questi microtubuli che servono da appunto binari su cui scorrono tutte le sostanze che servono per il mantenimento dell'assone, e che una volta disgregato, ovviamente non svolgendo più questa funzione, si ha la degenerazione delle terminazioni, e quindi si parte da questo, e la fosforilazione appunto delle tau eccetera, questo ne abbiamo già parlato, non mi dilungo. È lo stesso sulle placche amiloidi, da dove si formano, quindi le IPP, la degradazione, la formazione dei segmenti AB, beta, eccetera.
Ecco, e poi siamo arrivati, ora io ripeto, sulla parte dei contenuti vado molto veloce, nel senso cerco soltanto di dare di trasmettere quella che è stata la nostra esperienza, poi la parte del contenuto è già stata trattata. Però ecco, si sono individuate delle caratteristiche tipiche della degenerazione, che sono quello che è già stato detto prima, quindi non ci ritorno. Però e questa è la base che è stata data a tutti. Quindi una volta acquisite, ecco, questi strumenti, allora si passa invece a una seconda fase in cui ci si chiedono delle domande un po' più specifiche, cioè qual è il meccanismo, qual è la relazione fra le tau e le abeta, se esistono aspetti comuni a tutte le malattie neurodegenerative, tutte domande a cui abbiamo già risposto prima. Però ecco, nel percorso con i ragazzi quello che si cerca di fare è di trovare una letteratura. Adesso come letteratura io oggi abbiamo fatto un lavoro su questo articolo, che è un articolo appunto che forse a cui facevi riferimento anche prima, sicuramente non questo, ma di quel filone, cioè l'importanza di un modello sperimentale. Quindi si parte da un modello sperimentale, per esempio appunto abbiamo già parlato dei transgenici, quindi non mi soffermo, e da dove si parte? Dai casi sporadici e casi genetici, e quindi tutto quel filone di ricerca genetica di cui abbiamo appena parlato. E sulla letteratura io ho citato soltanto questo, ma siccome è un percorso in fieri, aspettavo gli input di oggi per rinforzare un po' questa parte, perché il percorso si articola proprio sulla lettura di letteratura che verrà fornita, e quindi su percorsi diversi fatti dai ragazzi, che poi cercheranno di trovare una spiegazione da quello che leggeranno. E quindi si passa alla fase di spiegazione, e per esempio qui, proprio per fare un esempio su quella su quell'ipotesi di bilanciamento neurotrofico, si dice così? Si può dire? Sì? Bilanciamento neurotrofico, allora andare a individuare le cause. Prima si parlava dell'NGF come fattore trofico e fattore significativo nella degenerazione, cioè la cui mancanza è un fattore degenerativo significativo nella degenerazione. Allora ecco, leggendo questo articolo, quello che è stato messo in evidenza è appunto che topi particolari in cui si manifestava una deprivazione cronica di NGF si presentavano tutte queste sintomatologie, cioè una patologia dell'Alzheimer, eccetera. Ora non mi soffermo su questo, quello che volevo far notare è semplicemente far vedere il percorso che si fa, cioè prendere delle evidenze sperimentali e vedere che l'NGF appunto ha questo ruolo fondamentale, può essere una diciamo una via di indagine particolarmente significativa. Questo è quello che si cerca di fare, cioè si cerca di ripercorrere il cammino fatto dai ricercatori e farlo ripercorrere ai ragazzi in modo da appunto vedere questo percorso come modello. Questo invece è sull'altra ipotesi, quella mieloide, ma insomma ne abbiamo già parlato, quindi non mi soffermo. E anche qui vedere da un altro punto di vista quello che si diceva alla fine, abbiamo visto l'approccio genetico, vediamo anche l'approccio, come diceva prima il professore. Un altro aspetto che si vedeva appunto le sinapsi su cui adesso appunto stanno lavorando per vedere quali sono le... Qui se mi vuoi aiutare te forse sai dirlo anche, mi inibisci un po' lì presente perché ovviamente non sono all'altezza, quindi, però ci sono appunto
ci sono delle molecole che sembrano inibire il giusto dialogo tra, nelle sinapsi, diciamo in modo molto semplice, e questo determinerebbe appunto un impedimento di assorbimento dei fattori trofici, eccetera, e potrebbe essere una delle cause appunto dell'Alzheimer. L'ultima fase, i ragazzi che hanno, che non abbiamo ancora fatto ma che faremo, che hanno analizzato questi diversi percorsi, li rimettono insieme e quindi cercano di dare un quadro generale del problema, almeno sapere qualcosa sul problema, non certo una cosa esaustiva, ma insomma, e quindi vedere anche come nell'ambito scientifico ci sia una complessità di approcci, di ricerca, e cercare di mettere insieme. Queste sono altre cose. L'ultimo punto che si apriva appunto alle altre patologie, rivedere se c'erano le caratteristiche prima citate, già citate dal professore, se si potevano rivedere in altre patologie, e quindi qui si apre un'altra possibilità di percorsi e di conoscenze, eccetera. E qui mi riallaccio anche alla collega, perché nel nostro programma ministeriale non abbiamo questa parte di neuroscienze, di solito non viene mai trattata, questi sono argomenti un po' di approfondimento, però le proteine sono invece argomento di curricolare, quindi ce ne parlerà con più dettaglio la collega. Prego. Grazie Angela. Allora, io ho preparato una cosettina molto veloce, 10 minuti, così poi abbiamo tutto il tempo per le domande. Il professore ha più volte ricordato come l'aggregazione delle proteine sia un fatto che accomuna tutte queste malattie neurodegenerative. E quindi, siccome le proteine sono un argomento curricolare proprio del programma di biochimica, quindi si potrebbe, vi faccio questa proposta di questo ampliamento, diciamo questo approfondimento sulle proteine da stress. Qui ho rimesso il solito schema delle 5E. Vi invito soltanto a dare un'occhiata a quelle che sono le domande, cioè le domande che poi sono, diciamo, la traccia su cui lavoreranno tre gruppi di ragazzi. Questa qui è un'attività, apro una parentesi, che ora sto per fare con i miei ragazzi a Scienza Aldini, che è un'attività extracurricolare che facciamo tutti gli anni, e il tema che ho scelto sono proprio le proteine. I ragazzi di quinta faranno tutti gli aspetti più molecolari, gli altri anche quelli più macro e microscopici. Allora, prima domanda: dove sono le proteine più longeve del nostro organismo? Questa sembra una cosa da quiz quasi, però porta abbastanza lontano. Poi l'altro invece è com'è che le proteine raggiungono la struttura tridimensionale, quindi che poi è quella che l'unica che le fa essere attive nella loro specifica attività biologica. Poi l'altra domanda: tutte le proteine sono termolabili, quindi gli organismi che vivono, gli estremofili per esempio, hanno proteine che non sono per niente termolabili. E poi quali sono i fattori che denaturano le proteine? Queste qui sono quindi tutte domande che i ragazzi pongono tranquillamente. Allora, il primo gruppo lavora su questa ricerca: dove sono le proteine più longeve dell'organismo. Io vi faccio soltanto la prima parte della presentazione delle tematiche, non vi faccio l'elaborazione, diciamo è un input, e poi se volete chiedete dopo. Allora, ci si può imbattere andando a fare una ricerca in rete su quella che è la proteina più vecchia che abbiamo trovato in questo bisonte, però le proteine più vecchie che abbiamo e funzionanti si trovano al centro del cristallino, della lente
dell'occhio. Il cristallino, fra l'altro, se si estrae abbastanza facilmente, se uno ha un occhio di bue anche bello grosso, si possono vedere con i ragazzi le proprietà rifrattive. Vedete l'immagine della bambolina capovolta e rovesciata. E è un distretto d'organo stranissimo questo qui. È tutto fatto da cellule che hanno perso il nucleo, hanno perso tutto, perché devono essere trasparenti, hanno il citoplasma che ha lo stesso potere rifrattivo della membrana, sono ingranate in un modo finissimo perché altrimenti perdono la trasparenza, ed è un distretto d'organo dove non c'è turnover proteico. Quindi le proteine, addirittura quelle nel centro della lente, noi ce le abbiamo da quando siamo in pancia alla nostra mamma. Quindi deve essere un ambiente abbastanza particolare perché riesce a far vivere queste proteine per tanti anni e a renderle funzionanti. A cosa è dovuto? E qui si apre tutta la ricerca su quali sono le proteine del cristallino. Il cristallino ha una concentrazione di proteine altissima, e il professore aveva detto prima, più la concentrazione è alta e più gli eventi di aggregazione indesiderati sono possibili, eppure ha questa struttura che mantiene praticamente per quasi tutta l'età dell'individuo. Noi sappiamo che in tarda età poi ci viene la cataratta a tutti perché il sistema va in overload, e quindi nel cercare di capire come sono fatte queste proteine, cosa c'è di particolare, ci imbattiamo nelle alfa cristalline, che sono le principali proteine solubili del cristallino, e che si pensava fino a una ventina d'anni fa che fossero delle proteine che davano stabilità strutturale, potere rifrattivo alla lente e basta. In realtà si è visto che sono delle Hitchcock protein, è il nome più antico degli sciaperon, perché sono proteine che vengono indotte dallo stress termico, e poi questo era stato il mio lavoro di ricerca, il mio ultimo. Nei miei lavori appunto avevo visto che erano anche sciaperon molecolari. Qui vedete, ci sono due cuvettine di plastica in cui c'è una soluzione trasparente e una opaca. Ecco, con le alfa cristalline, questa è una prova che si può fare abbastanza facilmente con i ragazzi, prendere una proteina bersaglio, una proteina target, un pochino di BSA o diciamo l'albume opportunamente diluito, e trattarlo intorno ai 50-55 gradi, e si vede che la soluzione diventa progressivamente opaca perché si ha aggregazione delle proteine, si ha denaturazione. Se alla stessa soluzione si aggiunge una quota di alfa cristalline, invece resta trasparente, cioè le alfa cristalline sono termostabili e impediscono alle altre proteine di aggregare. Questa prova qui si può fare anche a scuola. Sul primo gruppo non vi dico altro, si potrebbe andare anche molto avanti, però questi sono gli input iniziali. Secondo gruppo, com'è che il codice unidimensionale e direzionale della sequenza primaria delle proteine poi alla fine mi dà questa struttura tridimensionale particolare, che poi è sempre la stessa che hanno le proteine native. Quindi esiste un codice strutturale che ci racconta che questa cosa qui. Si va a vedere appunto modelli di come le proteine sono, di come si possono ripiegare. Vedete che in queste figurine, che sono semplici, però sono evidenziati i residui idrofobici, perché questi sono molto importanti diciamo nella dinamica poi del ripiegamento in ambiente acquoso. E ci si imbatte nell'articolo del 73 di Anfinsen, che ci vinse il premio Nobel con questo esperimento, con la ribonucleasi, in cui faceva una denaturazione della proteina. La ribonucleasi è una proteina monomerica piccola,
con rompeva i punti di solfuro, i quattro punti di solfuro, poi c'era l'urea come denaturante, la proteina perdeva il potere catalitico perché era un enzima. Poi si allontanava gradualmente l'agente denaturante e procedeva all'ossidazione, riotteneva l'enzima nativo che funzionava. Quando si usano gli enzimi come diciamo modelli nel folding proteico, sono utili perché se l'enzima rifunziona alla fine vuol dire che è rimontato nel modo giusto. E quindi da questo esperimento Amfinsen aveva dedotto che è la struttura primaria che poi dà le informazioni per le strutture superiori. Però nella cellula la concentrazione delle macromolecole, cioè si dice che c'è un macromolecular crowding nella cellula, cioè è un ambiente estremamente affollato, che è molto lontana dagli esperimenti in vitro che aveva fatto Amfinsen. Amfinsen aveva lavorato con una proteina pura, c'era solo lei, e una soluzione diluita. E aveva avuto tutto il tempo, diciamo, per ritrovarsi nella conformazione giusta. E invece in un ambiente affollato come la cellula è molto più probabile ripiegarsi male o andare o appiccicarsi, fra virgolette, con qualcosa che è lì vicino. E c'è un'altra cosa, il paradosso di Cyrus Levinthal, che aveva fatto un po' di conti: se una proteina di 100 amminoacidi, quindi piccola, e ogni amminoacido potesse assumere tre diverse posizioni, cambiando ogni 10 alla meno 13 secondi, per provare a passare da una posizione all'altra, ci voleva dei tempi che, insomma, vedete, 10 alla 27 anni, superiore all'età della Terra. Le proteine si ripiegano, quelle prevalentemente con alfa elica, circa 50 millisecondi. No, a microsecondi, quelle con le beta foglietto un ordine di grandezza di più mediamente, quindi voi capite che c'è qualcosa che ci sfugge. Ecco, quello che ci sfugge è che ci sono queste altre proteine, che sono gli sciaperon molecolari, che assistono le proteine durante il folding e gli evitano di aggregare. Quindi vedete, dal primo dalle proteine più vecchie siamo andati a finire agli sciaperon, che sono il cristallino. Dal folding abbiamo inciampato di nuovo negli sciaperon. Il terzo gruppo era quello sulla denaturazione, sulla termostabilità. Qui vedete delle altre provette in cui però le proteine sono state fatte aggregare, alcune col calore, alcune con la presenza di metalli pesanti, alcune con l'HCl, sapete, insomma, è una delle prove che si può fare tranquillamente. E anche in questo caso alla fine si va a sbattere di nuovo negli sciaperon, perché ci sono, questo qui è il quadro elettroforetico delle ghiandole salivari di Drosophila a diverse temperature. Vedete come le proteine espresse a diverse temperature piano piano si diversificano, e vedete che ci sono queste proteine qui che alle basse temperature non c'erano, che compaiono, e poi qui c'è un'intensificazione intorno a questa peso molecolare qui. Quindi queste qui sono, infatti furono battezzate, questo qui è un lavoro che è stato fatto nel 1962 nel laboratorio di Ferruccio Ritossa a Napoli, in cui pare che qualcuno sbagliò a regolare il termostato, e la mattina trovarono tutta questa espressione qui, e siccome c'erano delle menti che sapevano cogliere la cosa, non era così casuale, e queste proteine, Hitchcock protein, inizialmente non si capiva a cosa servissero, però piano piano si è visto che hanno un ruolo molto importante, e servono sia quando la cellula è stressata per impedire alle proteine di aggregare, quindi c'è un abbraccio
diciamo, non il bacio mortale dei prioni in questo caso, ma un abbraccio bonario, perché aiutano a riportare le proteine nella forma nativa, sia fisiologicamente quando, per esempio, c'è quando le proteine escono dai ribosomi e quindi c'è solo un domain, per esempio, che è fuori, oppure quando le proteine c'hanno da traslocare da un compartimento all'altro, se devono andare in un mitocondrio, eccetera, devono un po' srotolarsi, e quindi ci sono queste proteine che assistono, per cui questi chaperon sono in sostanza i principali protagonisti di tutto quel insieme di strategie e di cose che la natura ha messo in atto per avere nella cellula proteine di altissima qualità. Quando questa qualità comincia a scemare si hanno i problemi. Ora non vi sto a dire, perché ci sono un po' di cose sullo chaperon, perché ho finito 10 minuti. Sono proteine estremamente conservate, fra un H protein dell'uomo e una di un batterio a volte c'è il 50% di sequenze conservate, intervengono in tantissimi processi, le malattie da misfolding. Ci sono diverse interpretazioni su come possano venire fuori. Una delle ipotesi è che ci sia con l'invecchiamento praticamente un overloading di queste proteine, e questo è particolarmente evidente nelle cellule post mitotiche come i neuroni, e quindi piano piano, con l'accumulo degli stress e quando c'è uno stress al di sopra della soglia, il sistema piano piano comincia a andare in crisi. Io mi fermo qui, se ci avete poi domande sono lieta di rispondervi. Grazie. Entrambi i percorsi sono effettivamente molto ben articolati, mi sembra che sia domande molto, molto precise e con concetti importanti. Io sul paradosso di Levinthal posso fare un commento sì. Perché questo è molto, secondo me, molto istruttivo da raccontare. Poi bisogna anche raccontare che un conto è, come hai detto anche tu, quando la proteina emerge dal ribosoma. Allora, bisogna anche far riflettere i ragazzi che un conto è Amfinsen che in provetta ha srotolato la proteina e l'ha rimontata. E quello è stato un caso ovviamente anche fortunato, perché se tu prendi la proteina media e la srotoli, la rotoli in... Però in vivo c'hai un folding vettoriale. E allora effettivamente ci sono, oltre ai chaperon, c'è il fatto che un dominio si ripiega prima del successivo. Ci sono le cosiddette trappole di folding, ci sono dei ripiegamenti favoriti, però E l'altra cosa che hai parlato di qualità delle proteine della cellula. Infatti questo si chiama controllo di qualità, e questo è proprio un processo che la cellula fa di controllo di qualità delle proteine, come fosse un controllo di qualità di una linea di produzione. E questo è un bel concetto. Nella parte precedente aveva accennato a come viene una fase della malattia di Alzheimer che non viene diagnosticata se non perché precede segni clinici. Ecco, come siete arrivati a dire questo? Cioè che prima del sintomo clinico ci sono stati 10 o 20 anni di alterazioni? Cioè, sì, ovviamente la domanda è molto ben posta, che se non lo si sa come si fa a sapere? E allora qui vengono in aiuto i modelli, si estrapola da quello che succede nei modelli animali, in cui invece si può intervenire, si può analizzare. Quindi c'è una fase in cui ci sono delle
l'equivalente di disturbi, l'equivalente di deficit cognitivi, e invece c'è una fase in cui non ci sono ancora questi deficit cognitivi, e invece ci sono, se si guarda nel cervello, ci sono già numerose alterazioni. Quindi è per estrapolazione da quello che avviene nel modello animale. E lo dicevo prima a qualcuno, se uno riuscisse a trovare, ci sta provando, insomma, è un grande obiettivo della ricerca a livello internazionale, di riuscire a trovare dei marcatori esattamente per capire quello. Però la domanda è molto centrale, cioè, se è una scatola nera in cui non si può sapere, come lo sappiamo? E l'altra cosa, e oggi si comincia, c'è anche un'evidenza indiretta, nel senso che ci sono evidenze in cui individui morti per morti accidentali, quindi adesso questo sono in cui per vari motivi si guarda nel cervello. Tutta la stadiazione di cui ho parlato prima, che si chiama stadiazione di Brackenbrack, da due neuropatologi che hanno, è fatta tutta in questo modo retrospettivo. Allora questo permette di in qualche modo di retrodatare la patologia rispetto alla sintomatologia clinica. E avrei un'altra domanda, sì. Che riguarda non tanto la neurodegenerazione quanto proprio il deficit di sviluppo, quindi tutte le patologie legate che poi portano alle situazioni di handicap, quindi i deficit cognitivi più o meno gravi, se ci sono delle linee di ricerca anche su questo. Sì, ovviamente ci sono e sono una cosa attivissima. E io per scelta di tempo e di anche di competenze ho parlato di queste, ma le cosiddette malattie del neurosviluppo sono un campo importantissimo, non solo per quelle situazioni che portano a ritardo mentale, per esempio. Una di queste, per esempio, è la sindrome dell'X fragile. Dove ad esempio un aspetto, per esempio, che oppure sindrome di Rett, sono molto studiate, e dirò due parole su questo adesso, ma è un altro grande capitolo di malattie che vanno sotto il nome di malattie del neurosviluppo, sono situazioni del cosiddetto spettro autistico, per esempio. Si pensa oggi che malattie dello spettro autistico, che vanno sotto questo nome, insomma, collettivo, perché sono molto eterogenee, sono legate a difetti che avvengono nel corso dello sviluppo, che poi vengono in qualche modo cristallizzati nel cervello più maturo. Per esempio, facevo l'esempio della sindrome di X fragile perché lo collego, anche quella è una malattia di plasticità sinaptica, quindi anche se non collegata, è collegata. Il gene che codifica, che è alterato, a carico del quale ci sono mutazioni della sindrome di X fragile, codifica per una proteina FMRP, Fragile X Mental Retardation Protein, l'acronimo vuol dire quello, e la proteina FMRP è, guarda caso, un controllore traduzionale della sintesi proteica locale a livello sinaptico. È uno dei casi più studiati, tra l'altro c'è anche una ricercatrice italiana che adesso è in Belgio, Claudia Bagni, che ha studiato molto queste cose, e questo lo sottolineo per dire che il controllo traduzionale degli RNA a livello delle sinapsi è proprio uno di quelle cose generali che in diverso modo colpiscono. E altrettanto, per esempio, nelle malattie dello spettro autistico, ci sono, in quel caso, nonostante l'enorme interesse, i dati genetici sono molto, molto contrastanti e più complessi, perché sono molto pleiotropiche. Ma una mutazione in una famiglia di geni ben descritta e consolidata è a carico di una famiglia di geni che si chiamano neuroligine,
E di nuovo le neuroleghine sono una proteina sinaptica che media la comunicazione tra post-sinapsi e presinapsi. Quindi dico questo solo per dire che anche qui la sinapsi è un crocevia ovviamente molto importante. C'è un enorme interesse e non ve ne ho parlato per scelta di focalizzazione. Volevo sapere, prima parlava, accennava a questo piccolo popolo di cellule staminali che ci sono nel cervello. Volevo sapere questo, se lo sa, è stata tentata una terapia di correzione dei soldi dell'Alzheimer o del Parkinson con questo tipo di cellule, o che sta a livello della terapia clinica umana? Sì. Allora, ovviamente il grande campo delle cellule staminali e le malattie neurologiche e neurodegenerative in generale è un campo molto molto attivo. Bisogna distinguere, quello a cui ho fatto riferimento io è neurogenesi adulta endogena, e qui quello che si cerca di fare è di come imparare a come sono regolate quella neurogenesi adulta e quindi imparare a regolarla in modo eventualmente farmacologico o terapeutico, agendo sulle cellule staminali endogene che il cervello per l'appunto ha. Va tuttavia, prima di dire l'altro approccio su questo punto, va tuttavia ricordata una cosa, che a volte paradossalmente si osserva un aumento di neurogenesi adulta in situazioni di neurodegenerazione che rappresentano un tentativo omeostatico del sistema di rispondere, quindi non è così facile l'equazione bassa neurogenesi, insomma non è automatico, come al solito le cose sono complicate. Invece l'altro aspetto importante è trattamenti in prospettiva terapeutica di uso di cellule staminali trapiantate. Allora è chiaro che questa è una idea molto, molto precisa in cui l'idea è di sfruttare il potenziale delle cellule staminali per vicariare una funzione che viene a mancare. Allora questo è un campo molto attivo e sapete bene anche che oggi, fino a un decennio fa o anche meno, c'era tutta la grande questione cellule staminali embrionali, cellule staminali adulte, cioè da cui fortunatamente, lo dico fortunatamente per il progredire della scienza, il dibattito è divenuto quasi datato, non per motivi etici, ma datato per motivi che la ricerca ha portato al fatto che si possono riprogrammare le cellule staminali pluripotenti indotte, e quindi questo è un grande e quindi anche la possibilità di avere cellule autologhe dello stesso individuo per ipotesi di trapianto. E un campo in cui molto attivo è l'esperimentazione anche sull'uomo con, in questo caso ancora con neuroni fetali, ma è la malattia di Parkinson. Ci sono molte sperimentazioni cliniche già diciamo con risultati anche pubblicati di interesse in questo campo. È chiaro. E poi l'altra utilizzazione molto importante delle cellule staminali, per esempio indotte, pluripotenti, è invece di avere dei modelli cellulari in laboratorio come fossero cellule da paziente. Però per tornare al trapianto di cellule staminali, una cosa che va tenuto presente è che anche qui ci sono due prospettive di usare una cellula staminale trapiantata. Io posso pensare di ricostruire un circuito, e questo è chiaro che, quindi in questo caso io chiedo alla cellula staminale di attecchire, di differenziarsi e di integrarsi in modo funzionale. Però per questo bisogna ricordare che il contesto in cui questo avviene, questo è paradossalmente, per elegante e promettente che sia, resta sintomatico.
anche se asintomatico a livello più avanzato che possiamo pensare. È sintomatico perché si chiede alla cellula trapiantata di integrarsi in un circuito che sta degenerando e su cui la cellula trapiantata sostituisce una funzione. Anche, quindi questo bisogna ricordarlo, che comunque è un trattamento sintomatico. L'altra cosa è che invece la cellula trapiantata può avere un effetto, abbiamo parlato prima, neuroprotettivo, trofico, di rilascio di sostanze utili, endogene o eventualmente ingegnerizzate a secenere. Quindi questo è anche un'altra cosa importante. Questo è un macro quadro di quello che... Va bene, allora non resta che augurare agli insegnanti un ottimo lavoro. Mi raccomando, auguri di buon lavoro. E ringraziamo la professoressa Barsacchi di aver organizzato questo giorno e l'Accademia del Liceo.